Buon pomeriggio. Insomma, quella che vedete accanto a me è un tavolo di presidenza davvero ricchissimo, pieno di intelligenza, direi, pieno di idee e di passione. Noi come Rototom Sunsplash già l'anno scorso incominciamo ad approfondire quello che a nostro modo di vedere è uno dei fenomeni che maggiormente stanno modificando il nostro vivere quotidiano. Parlo del fenomeno delle migrazioni, un fenomeno epocale. L'anno scorso cercammo di comprendere meglio cosa stava alle spalle dell'emergenza sicurezza, che se vi ricordate bene, il clima politico, culturale che si respirava l'anno scorso, pareva che in Italia gli unici a delinquere fossero i migranti e che la delinquenza fosse stata importata dai migranti. Quell'operazione culturale però non si è fermata al momento delle elezioni, che ha visto appunto un cambio di regime politico. È un clima invece che è andato approfondendosi, che è andato scavando nelle coscienze di tanti, tanti, troppi di noi, fino a produrre quello stillicidio di cronache che purtroppo ci è toccato leggere in questi mesi, che hanno segnato drammaticamente il ritorno del razzismo. Mi viene in mente quel ragazzo picchiato selvaggiamente da alcuni vigili urbani a Parma, solo perché nero. Mi viene in mente, e forse l'episodio, insomma, più noto, il razzismo costante che un calciatore italiano come Mario Balotelli subisce in ogni qualvolta si trova a dover confrontare sul campo di gioco. Ma gli episodi sono numerosissimi e forse quel che più ancora conta, al di là della cronaca, è proprio il deterioramento nei rapporti personali che sta davvero compromettendo il nostro rapporto con i migranti, il rapporto dei migranti con noi e soprattutto la convivenza civile e sana in questo paese. Noi appunto per questo abbiamo voluto nuovamente parlare di immigrazione, appunto declinandola attraverso la chiave di lettura del razzismo, del ritorno del razzismo, e l'abbiamo fatto grazie alla collaborazione attivissima di Laura Balbo, che siede qui accanto a me, che modererà l'incontro. Laura è stata una delle prime studiose, se non la prima in Italia, ad occuparsi dei fenomeni razzistici, del razzismo. E insieme a Laura Balbo abbiamo Hashamin, Monio Vadi, Adonciotti. Stiamo ancora aspettando Boris Pahor, che è in viaggio, dovrebbe arrivare a minuti. Io non vado oltre, passo subito la parola a Laura e però insomma. Ringrazio anche, adesso non so bene dove si sia intrufolato, però ringrazio anche Beppino Englaro che è già qui con noi quest'oggi, che sarà ospite domani di un altro incontro bellissimo. Quindi ecco, abbiamo un weekend davvero di grande cultura. Grazie, a dopo. Allora, buon pomeriggio. Mi sembra utile sottolineare che in un evento come questo, attento a molte altre dimensioni della vita della gente, soprattutto delle persone giovani, si sia collocato questo pomeriggio e il pomeriggio di domani su due temi di grandissimo rilievo. E io sono molto contenta e vi ringrazio per averci pensato. Non succede spesso in Italia che si pensi ai temi difficili quando si è deciso che invece ci deve soprattutto divertirsi. Ecco, qui speriamo che si possa in certi momenti godere della musica, del bel posto, delle amicizie, e però poi ogni tanto darsi il tempo per riflettere sui pesanti problemi che, lo sappiamo tutti, la nostra società deve in qualche modo affrontare. Allora, anch'io sono molto contenta per le persone che hanno accettato di partecipare, arrivate tra altri impegni da tutte le parti, e tra un momento darò la parola a loro e chiederò a loro di presentarsi rapidamente. Non è che vi faccio il loro curriculum, loro devono scegliere due o tre cose che pensano in questa occasione utile dire delle loro esperienze e del loro lavoro in questo ambito, perché appunto, come hai accennato Alessandro, sono persone che da anni, in modi diversi, con esperienze anche in contesti diversi,
su queste cose ci insegnano, e io sono davvero, penso che insomma in queste due ore quel che avremo di dibattito impareremo qualcosa, che è la cosa più importante, perché ecco, non abbiamo neanche tanto le categorie giuste per studiarlo questo fenomeno. Usiamo la parola razzismo, ma sappiamo che forse anche questa va un po' modificata o complicata. E quindi il titolo è utile perché ci dice che il razzismo ritorna, no? Questa idea, che io per quel che ne so io l'attribuisco molto a Shamin, che ha cominciato da tempo a dirci interroghiamoci sui razzismi, al plurale, che ritornano, sul perché, per esempio nella nostra storia europea, ma non solo, dopo dei periodi, dice lui, di latenza, sotterranei, li troviamo di nuovo al centro dei nostri processi sociali e poi con ritardo anche della nostra attenzione. Quindi questa è un'occasione, per quel che mi riguarda, proprio per indicare un cammino. Nei prossimi anni e per molto tempo, non sono cose che si risolvono in fretta, questa cosa ci riguarderà tutti. Allora, l'altra cosa che vi voglio dire è, mi sembra importante che ci sia un gruppo di persone così a parlarne, mi sembra importantissimo che ci sia questo pubblico, e mi auguro che alla fine dei vari interventi, avendo preso qualche spunto qua e là, magari non ci ricorderemo tutto, ci sentiamo in qualche modo più consapevoli di quello che sta succedendo nella società italiana, nella società europea, e del fatto che dobbiamo occuparcene anche noi nella nostra vita di tutti i giorni. Ecco, io credo che se no le chiacchiere dei convegni non servono a niente, se invece ci sentiamo chiamati in gioco e riusciamo a capire che ognuno di noi in qualche modo deve confrontarsi con gli sviluppi del futuro e con le difficoltà del futuro, sono delle difficoltà, ma sono anche una scommessa, perché sennò questo paese diventerà un disastro, penso che ne siamo tutti consapevoli, e noi vogliamo che sia un paese decente, non molto più di così. Io mi auguro di vivere in una Italia decente, io ci vivrò non per molto tempo, ma insomma andrà bene lo stesso. Voi che siete più giovani datevi da fare, perché dobbiamo cavarcela, e se va bene possiamo anche sperimentare forme nuove, complicate, avventurose. Io aggiungo anche con il piacere di vivere in una società diversa, mica vogliamo vivere sempre nella società italiana come l'abbiamo conosciuta, eh? Cerchiamo di capire che potrebbe essere piacevole, interessante e anche forse un po' intelligente. Io mi auguro questo, auguro a tutti voi di condividere questa occasione che ci è stata data, e ti ringrazio, va, diciamolo, sono stati molto bravi a organizzare questo pomeriggio. Non ci siamo messi d'accordo prima, perché io decido all'ultimo momento chi comincia, chiederei a Monio Vadia soprattutto se fa quella cosa che mi aveva forse promesso. Sì, Laura voleva che io cantassi qualcosa. Grazie Laura. Allora, così, qualcosa che vorrei avesse il sapore ironico è un canto paraliturgico, ne faccio un pezzettino, che porta il testo nella fede nella venuta del Messia. Mi è sembrato un momento opportuno per proporvelo, perché qualche volta quando mi alzo la mattina mi sembra che solo il Messia potrebbe tirarci fuori dalla cacca, ecco, questa è la ragione per cui, ma non so, anche lui credo avrebbe difficoltà. Comunque questo è il canto. No, scusate, stavo facendo un altro. Anima min, anima min, anima min, anima min. Mashiach, anima min, anima min, baviyah, Mashiach, baviyah, Mashiach, anima min. Pezzettino.
Martini. Il titolo è L'uomo nero, il ritorno dell'uomo nero. L'uomo nero non è mai andato via. Questo è il grande equivoco. Il razzismo non è mai andato via. Noi ci siamo illusi, noi nell'Occidente europeo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'immane shock prodotto da quello che ci ostiniamo a chiamare Olocausto, e di cui io preferisco dire il termine Yiddish, che è Hurbn, distruzione, ci siamo illusi che basta, cioè finito. Tutto sommato, perché mai pensare che il razzismo poteva ritornare dopo tanto orrore, dopo tanta... così. Invece il famoso uomo nero, quello che aveva prodotto lo sterminio di ebrei, rom, sinti, antifascisti, menomati, testimoni di Geova, omosessuali, che fosse sparito, se ne fosse andato via. Invece questo non è assolutamente vero, si è solo camuffato, si è solo nascosto, ha aspettato che venisse il momento propizio. Allora, che cosa è successo? Che il processo di Norimberga è durato un anno e mezzo, una cosa, poi basta. Gli Stati Uniti d'America, per ragioni geostrategiche, hanno detto basta, basta, non possiamo indebolire troppo la Germania con questo processo. Molti nazisti sono entrati nei servizi segreti statunitensi, altri sono entrati nei servizi segreti sovietici, altri sono entrati nei servizi segreti siriani. Grandi gerarchi nazisti, con l'aiuto di istituzioni, ci sono libri a bizzeffe di istituzioni loro, cioè voglio dire di certe destre che li proteggevano, di istituzioni religiose, sono emigrati nell'America del Sud, dove hanno costruito strutture, comunità, hanno influenzato governi, hanno orientato polizie. Cioè i torturatori cileni sono venuti fuori da questa gente qui. Quelli argentini, uguale. Allora è stata una grande... In Italia il guardasigilli di allora, il comunista Palmiro Togliatti, fece l'amnistia. Disse basta, giustamente da un certo punto di vista non è che puoi tenere in guerra un paese dopo la fine della guerra. Ma Palmiro Togliatti allora non si preoccupò di che fine avrebbero fatto gli ex fascisti amnistiati. Rientrarono tutti nelle strutture dello Stato. Tutti, tutti, entrarono nei servizi segreti, entrarono nell'esercito, nelle polizie, nelle amministrazioni, assolutamente senza che questo destasse sangue, diciamo scandalo. Chi fu cacciato invece erano stati proprio i partigiani. Loro furono cacciati dall'amministrazione, dalle polizie, dai servizi segreti. E quindi i servizi segreti, le polizie, diciamo non... Adesso non voglio far di tutte le erbe un fascio, intendetemi, ma una parte significativa, parliamo del nostro paese, è stata semplicemente orientata da questa gente. E quelli che vediamo oggi riemergere con questa, diciamo, rigurgito nuovo, con questa ondata nuova di razzismo, non c'è da stupirsi che goda dell'impunità, perché la cultura latente è rimasta in vasti strati del nostro paese, non solo, quella cultura lì. In Germania la denazifizierung ha funzionato molto di più, perché la Germania era stato paese totalmente sconfitto. L'Italia, siccome il 25 luglio era caduto il fascismo, c'era stato la dichiarazione del diciamo l'armistizio con gli alleati e poi l'alleanza con gli alleati, l'Italia ha goduto anche dello statuto di nazione co-belligerante con gli alleati, per cui non totalmente sconfitta. La stessa cosa poi la Resistenza, che ha dato molto onore all'Italia e ha permesso all'Italia di porsi diversamente dalla Germania o dal Giappone. Quindi poi con la fama, che purtroppo continua, devastante ad ammorbare il nostro paese, che l'Italia sarebbe fatta di brava gente, vi dico la brava gente cosa ha fatto: 1 milione di sterminati in Cirenaica. Si tratta di un genocidio fatto in proprio, non con i nazisti. 1 libico su 8 è stato assassinato dai fascisti, secondo genocidio.
altri nei paesi della ex Jugoslavia. Il generale Roatta ha diretto uno dei più schifosi, vili campi di sterminio che ci siano mai stati. Sono stati chiesti 720 criminali di guerra fascisti italiani al giudizio da parte dei greci, degli africani, degli slavi, eccetera. Non uno è stato consegnato, non vi dico la condanna, neppure al giudizio. Per cui noi oggi ricordiamo le foibe, cosa orrenda e criminale, ma senza prima che il fascismo italiano abbia avuto il giudizio di regime genocida, criminale, razzista e assassino. Sì, che si può oggi parlare del fascismo con venialità, ci sono addirittura trasmissioni intere che ci raccontano che Benito Mussolini era un bravo uomo, un buon nonno. Io lo dico aperti sverbi, settore rotondo. Benito Mussolini è stato un genocida, criminale, assassino, razzista. Punto! Punto! Vi dirò di più. Vi dirò di più su Benito Mussolini. Perché mentre Adolf Hitler ci credeva, si può dire di chi, certo, terribile, criminale, ma ci credeva, lui era convinto, Benito Mussolini no, di fare le leggi razziali. Era pieno di ebrei il partito fascista. Finzi, quadrunviro, segretario del Partito Nazionale Fascista, Ravenna, podestà di Ferrara. Lui persino non solo è quello che vi ho detto, ma anche un vigliacco, senza tanto così di onore. Ha avuto per 12 anni un amante ebrea, Margherita Sarfatti. E poi ha pugnalato i suoi amici alla schiena, quindi neanche l'onore fascista, ammesso che possa esistere un onore fascista. Non lo capisco, ma mi sforzo. Dice. Ora, perché io faccio questa cosa al passato? Non per parlare del passato, ma perché se noi vogliamo capire questi fenomeni, dobbiamo capire cos'è successo, perché il fascismo, sconfitto con il marchio dell'infamia, ritorna, si ricomincia... ricomincia a essere vezzeggiato, coccolato dai media, poi pian piano si alza il tiro fino a che riemerge la vocazione razzista. Perché diciamocelo chiaramente, la legge di prendere le impronte ai bambini rom è una legge che si chiama razzista, punto e basta. Basta con le ammuine, le meline, razzista. Il pacchetto sicurezza contiene dei provvedimenti ignobilmente razzisti. È inutile dire ma no, ma in fondo no, in fondo niente. Poi guardate, io vorrei dire una volta, io non voglio incontrare chi ha varato provvedimenti razzisti, lo dico chiaramente, cioè non lo guardo neanche in faccia, io mi giro dall'altra parte, non ha la dignità di una persona con la casa. Io suggerirei ai parlamentari dell'opposizione di dire in Parlamento sì, perché devi starci, nelle commissioni devi starci, ma nessuna conferenza con loro, nessuna occasione di incontro che non siano quelle istituzionali. C'è una risposta così debole, così ignobile a questa cosa. Ora io vorrei dire, oh, è arrivato il grande Pacor, Boris Pacor, sentirete cose grandi. Ora c'è un problema di fondo ed è molto semplice da fare capire. Se tu vuoi conoscere le condizioni di un disabile che vive, Pacor, addio. Se tu vuoi domandare com'è la vita di un disabile che vive su una carrozzella, a chi lo domandi? A un atleta di decathlon in piena efficienza fisica? No, vai da un disabile e chiedi a lui come si vive da disabile, no? Se vuoi sapere com'è la cucina italiana, non ti rivolgi a un cuoco cinese, ti rivolgi a uno specialista di cucina italiana. Il ministro Maroni non ha titoli per parlare di razzismo, solo chi ha subito ha titoli per parlare. Non lo dice lui quello che è il razzismo.
Oggi, e guardate, non vi parlo neanche come ebreo, oggi sono i Rom e i Sinti che lo dicono, sono gli africani che lo dicono, i malgasci, i cinesi, i filippini, loro hanno titoli per raccontare che cosa significa subire il razzismo oggi. Non un signore che di razzismo non sa nulla, non lo subisce, che cosa ne può capire lui? Lui lo pratica. Allora bisogna anche ritrovare un pochettino le parole forti. Io sono stanco dell'essere perbenino. Io non sono affatto perbenino. Sono stufo, perché questa peste ha causato la morte di migliaia di uomini, donne e bambini. Sono secoli che ha determinato massacri, sono i peggiori che siano avuti nella storia dell'umanità. Appena c'è il primo stormir di una fronda razzista bisognerebbe intervenire, bisognerebbe fare terra bruciata, e dopo che si è fatto terra bruciata forse cercare di capire naturalmente il fenomeno, ma la prima reazione deve essere molto chiara, inequivoca, perché se si ha tanto così di tolleranza gli dai l'unghia e si prendono il braccio, tutto il corpo, e lo mettono in cancrena. Guardate, ricordatelo, qui in Italia, parlo dell'Italia, il segnale l'ha dato un deputato, diciamo dell'opposizione, fu il segnale, non aspettavano altro, i ragazzi di Salò. Da lì in avanti è partita la devastazione. Allora io ho scritto un articolo, diciamo, ma bisogna riabilitare anche i ragazzi delle SS. E perché no? Anche loro pensavano di far bene. Che ragionamento è? Certo che c'è il rispetto per i morti, tutti abbiamo e si deve avere, ma ci sono delle cose che devono essere chiare. Ci sono delle cose che devono essere chiare e sono inequivoche. Lo devono essere per tutti. Allora, questo atteggiamento, sempre molto, come dire, parliamone, chiacchieriamo, cioè, a me sembra una cosa molto, molto, molto strana. Quando ti trovi davanti a una metastasi, ti metti a discutere, intervieni per salvare il corpo. Il razzismo è una peste divorante che ha la sua radice nella logica del privilegio. È la logica del privilegio, perché il razzista pretende a sé cose che altri non devono avere. Vede i propri dolori, non vede quelli degli altri. Noi siamo un paese che ha avuto 27 milioni di emigranti, perché qui c'è questo delirio contro i clandestini. 27 milioni di emigranti, 4 milioni e mezzo erano clandestini. 4 milioni e mezzo di clandestini, attenzione, non partivano dal sud del nostro paese, i primi sono partiti dal nord, sono partiti dal Piemonte, il Veneto ha dato emigranti enormi che hanno avuto la Bergamasca, da dovunque sono partiti, da Genova. Allora, ecco, quello che succede è un fenomeno di involuzione culturale di un paese. La mia ragione, qui mi fermo, poi se ci sarà un altro giro dirò due cose, è che in particolare l'Italia, ma non solo, certo in Francia abbiamo avuto un esempio interessante, che quando Le Pen ha avuto la spinta in emersione, tutto il resto del paese ha detto no. No. Chirac ha preferito perdere le elezioni piuttosto che allearsi con Le Pen. Il resto del paese si è coalizzato, e la seconda volta è stato votato perfino un conservatore come Chirac anche dalle sinistre, perché su quello non c'è discussione, non c'è mediazione, non c'è possibilità di understatement nei confronti di un fenomeno così sinistro. Ma quello che è mancata e manca da molto tempo è, e nessuno svolge più questo ruolo, è il ruolo di pedagogia politica nei confronti del paese. Cioè il ruolo pedagogico, perché là c'è un equivoco immenso sulla democrazia e sulla libertà. La democrazia e la libertà si conquistano ogni ora, ogni minuto, ogni giorno. Non possono essere concessi una volta per tutte. Questo è il grande equivoco. Ma noi siamo una democrazia a spanne larghe come un autotreno. Noi siamo una democrazia, e poi siccome siamo una democrazia tutto è consentito. Allora il problema è che la pedagogia della libertà, la pedagogia del diritto passa
per un lavoro diuturno che comincia dall'educazione dei piccini. Il giudice Gherardo Colombo ha lasciato la magistratura per dedicarsi a questo, alla pedagogia della giustizia. Scrive libri sulla Costituzione per i bimbi più piccini. Perché ha dato questa lettura della beatitudine celebre del discorso della montagna di Gesù? Beati gli affamati e gli assettati di giustizia, perché saranno saziati e dissettati. Gherardo Colombo l'ha interpretato dicendo: noi avremo giustizia solo quando ne avremo fame e sete. Se non abbiamo fame e sete di giustizia, non basteranno i tribunali, i giudici, non è quella la giustizia. La giustizia è il sentimento, prima individuale e poi collettivo, che rende imperativo la giustizia. Hanno starnazzato la parola libertà e gliel'abbiamo lasciato fare senza dire che la parola libertà, senza essere coniugata con la parola uguaglianza, è un'ignobile, immonda truffa. Solo in un paese di uomini uguali si può essere autenticamente liberi. E l'altro pilastro è la solidarietà, ma questo non l'hanno inventato i comunisti, come piace dire a qualcuno. Liberté, égalité, fraternité sono i pilastri della rivoluzione francese, una rivoluzione borghese, ma era l'intelligenza dei padri di quella rivoluzione sapere che non puoi parlare. E allora ecco una pedagogia che ha lasciato non c'è stata, e quindi si è staccato la parola libertà dalla parola uguaglianza e dalla parola solidarietà. I diritti delle minoranze ancora una volta conculcati, come se i diritti delle minoranze potessero essere decisi dalle maggioranze. E allora quali diritti sono, se è la maggioranza che decide quale diritto spetta alla minoranza? È la minoranza che propone i diritti che sono propri e la maggioranza li ratifica, a meno che non confliggano con altri diritti. Noi abbiamo una parte della nostra popolazione italiana, lasciate stare qui il razzismo è una forma di discriminazione pararazzista, che è la nostra popolazione omosessuale, ed è pieno di gente che dice chi sono, cosa devono essere, come si devono comportare, come devono regolare il loro amore e i loro affetti. Sono loro che lo decidono. Allora ecco, io potrei dire e spendere tante parole. Quello che voglio per concludere: il razzismo è qualcosa che è radicato nelle aree oscure dell'animo umano, è come quei virus che emergono. Molti di noi sono portatori sani. Quando si scatena la pandemia, riemerge la cosa. Dice la grande psicanalista francese Julia Kristeva, cioè in realtà bulgara naturalizzata francese, dice nel suo libro memorabile sull'argomento, che si intitola Étrangers à nous-mêmes, stranieri a noi stessi, Julia Kristeva dice che lo straniero non è né la redenzione in cammino che viene verso di noi, né l'individuo da eliminare per pacificare il gruppo. La Kristeva dice: stranamente lo straniero ci abita, è la parte nascosta di noi. La paura dello straniero è la parte che abbiamo della paura del noi meno conformista. Lo straniero lo mette in risonanza, mette in risonanza lo straniero che è in noi. Chi è consapevole ne approfitta, chi è inconsapevole gli sembra di subirlo e reagisce con violenza e aggressività. Bisogna che facciamo un lungo e permanente lavoro di scavo dentro il senso interiore di parole come democrazia, libertà e accoglienza dell'altro, altrimenti la retorica politica non risolverà nulla. Grazie. Grazie, io adesso proporrei a Shamin di intervenire, lui non canterà, ma ci dirà molto su questo tema. Per fortuna siamo tutti, mi sembra, in sintonia del ritornare del razzismo e di quanto da lontano venga e forse ci accompagnerà ancora, se vogliamo essere consapevoli fino in fondo della gravità del problema.
insegna all'Università di Durham in Inghilterra, però è spesso in Italia, ci è vicino nei nostri percorsi, nelle nostre domande anche pesanti, e forse ci può aiutare un pochino nella riflessione per il futuro. Grazie. Dunque, vi ringrazio. Questo stava per essere un intervento che facevo in inglese, però mi hanno detto che lo devo fare in italiano, quindi leggerò qualcosa, se non vi dispiace. Cominciamo con una verità scomoda. Una lunga storia, un percorso archeologico, potremmo dire, accompagna il razzismo. Il razzismo agisce sul subconscio degli umani, sulle pratiche delle istituzioni e sulla cultura della società nel suo complesso. Un'idea di questa disponibilità archeologica la possiamo cogliere nell'istante in cui la percezione individuale si trasforma nel codice razziale che corrisponde ad una determinata differenza. E certo, buona parte di questi codici razziali sono appresi, ma sono anche trasmessi da una generazione all'altra, da storie, da tradizioni, da eredità di classificazione tramandate nel tempo, ma anche dall'istinto umano a classificare. Dunque, per tre motivi ho cominciato a parlare del razzismo con questo richiamo all'archeologia. Il primo: i razzismi del passato si manifestano come secondo un palinsesto, sono sempre latenti e non secondo in una progressione di una fase ad altra. Per esempio, oggigiorno si parla del passaggio dal razzismo biologico al razzismo culturale. A mio avviso questo è sbagliato. Abbiamo tanti razzismi che sono sempre latenti. Il secondo, che questa aiuta a spiegare perché in determinati momenti di apertura e di cambiamento, per esempio alla fine dell'apartheid, alla caduta del nazismo, i razzismi del passato si presentano con forza, bloccando con incredibile rapidità l'emergere di nuove speranze. Il terzo motivo è che si spiega così un dato importante: il razzismo viene prima del pensiero, prima di valutazioni cognitive che codificano dati di fenomenologia come razzialmente rilevanti. Penso che una consapevolezza di come le eredità del razzismo permangano ci possa portare a modalità alternative di rapportarci al razzismo. Come primo passo in questa direzione, teniamo presente questo: danni e intensità dei processi di razzismo non sono gli stessi nel tempo e nello spazio. Questi diversi modi di funzionare si spiegano anche considerando come lo Stato e altre istituzioni di potere si servono del criterio della razza nel governare. I sistemi dell'apartheid e del nazismo hanno fatto ricorso a questi criteri pienamente e sistematicamente, mentre in sistemi liberali questi processi ci sono, ma con criteri più selettivi e con danni minori. Voglio dire che una biopolitica razzista, che si traduce in leggi e pratiche istituzionali, miti nazionali di identità, convenzioni e linguaggi, e anche in norme a regime adottati per garantire sicurezza e controlli, rende la differenza dei corpi un criterio assoluto e legittima comportamenti a danno appunto dei corpi considerati indesiderabili. La fase attuale, a mio avviso, dal punto di vista della biopolitica, è estremamente pericolosa in tutto l'Occidente, compresa l'Europa. Il risultato di una vera e propria guerra contro le diversità che si è scatenata dopo 11 settembre.
È strano, ma prima di allora paesi europei avevano adottato senza problemi l'impostazione del multiculturalismo. Dunque la prospettiva di condividere con le differenze e anzi celebrando la pluralità delle culture. L'idea di un'Europa aperta e tollerante appare oggi come un sogno del passato e un futuro impossibile. Lo scenario di una società capace di provvedere a tutti, indipendentemente da caratteristiche di colore, di classe, di religione, cioè la società provvidente, è stato sostituito dall'idea della società del catastrofe, una società che deve prepararsi ad un futuro di rischio globale, di incertezza, all'apocalisse che verrà, al terrorismo, alle migrazioni, al cambiamento climatico, alle pandemie. Ci si prepara al futuro mettendosi come in assetto di guerra. È necessario, ci si ripete, chiudere le frontiere, attivare i controlli e misure di sorveglianza. Questa nuova politica della gestione della catastrofe si basa, e questo è il mio punto centrale, sulla personalizzazione della minaccia. Dare un nome al pericolo, esorcizzarlo e presentarlo come qualcosa che si sa come gestire, anche quando il nemico sia invisibile, astratto e se ne stia da parte. L'islamofobia, la messa sotto accusa di tipi umani che neppure si richiede siano identificati, bastano veli, turbanti, l'accento, il colore, il modo di trattare musulmani, immigrati, rifugiati politici, sono tutte indicazioni di una nuova politica razzializzata di gestione della catastrofe. Si fonda su paure e ansie, mette le persone contro i loro vicini, rende la vita un inferno per tutti quelli che sono indicati come una minaccia. È questo il nuovo razzismo che rende il razzismo quotidiano, ansioso e sempre in guardia, un razzismo di condanna assoluta. In queste circostanze non penso che la soluzione sia al ritorno alla politica della differenza, cioè al multiculturalismo, al riconoscimento tributato allo straniero, ad un'etica di accoglienza. È un'impostazione ineccepibile eticamente, ma che oggi mi appare poco realistica. Nel contesto attuale penso che si debba cominciare con una critica della biopolitica e con un altro atteggiamento alle differenze fisiche. Penso a una politica della convivenza fondata su una denuncia sistematica dei danni della biopolitica della razza. A proposito di questo ultimo punto, immagino che ci potrebbe essere una forte campagna portata avanti dai movimenti sociali, gruppi di giovani, voi, artisti, musicisti, nelle scuole, che denunci gli eccessi delle pratiche e tecnologie di sorveglianza e di controllo nei confrontati dei esseri umani i più vulnerabili. Controlli ai confini, telecamere, vigilanza sulle strade e via dicendo, devono essere messi in ridicolo, denunciati come inutili, anzi come false risposte di fronte a rischi spesso non individuati e rischi che sono sempre complessi. Voglio dire, voci diverse devono intervenire nell'attuale dibattito politico sulla sicurezza, che è gestito dagli apologeti della catastrofe. Si devono cogliere le ricadute di una prospettiva che è quella di una società militarizzata. Vogliamo davvero andare in quella direzione? È necessario che si operi in questo modo e chi ne trae benefici? Quanto alla questione della convivenza, direi che abbiamo bisogno di una nuova
consapevolezza pubblica di questo dato. Vivendo in una società di incertezza e di rischio, sono necessari capacità di immaginazione e impegno di tutti e i saperi delle diverse tradizioni e esperienze, minoritari e maggioritari. I nostri complessi problemi richiedono che si mobilitino tutte le risorse della conoscenza, sforzi comuni, coraggio e soprattutto che non si creino inutilmente nemici. Una politica della convivenza definita in questi termini richiede anche di costruire una prospettiva positiva per il futuro. Dunque, dobbiamo coltivare una nuova visione delle possibilità e opportunità che sia trasmessa dai media e nel discorso pubblico, che sia proposta nelle arti visive, nella musica, nella poesia, che operi come un regolatore silenzioso della vita sociale. Questo significa promuovere la società provvidente. Un ampio dibattito politico sulle questioni comuni, spazi pubblici e servizi che sono condivisi da diversi gruppi, facendo crescere man mano una consapevolezza su questioni come sicurezza, lavoro, benessere, l'eterogeneità. Una consapevolezza comune, condivisa da tutti, i migranti e quelli che si credono di essere a casa. C'è bisogno, e concludo, c'è bisogno di un linguaggio che affronti il nostro futuro incerto dentro uno spazio condiviso per contrastare le biopolitiche razziali sulla base della convinzione che per fronteggiare un futuro di incertezze tutti delle diverse provenienze e tradizioni abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questo antirazzismo deve essere appoggiato, è chiaro, da azioni efficaci contro la discriminazione e le violenze, capace di tradurre il razzismo quotidiano in consapevolezza e curiosità invece che in odio. Abbiamo bisogno, per contrastare il riemergere delle eredità del passato, di una politica del vivere insieme. Solo questo, una politica di vivere insieme. Grazie. Grazie molte anche a Shamim che ci ha dato delle indicazioni per il futuro e credo che adesso sia importante sentire come Boris Pahor ci può parlare di un'esperienza sua diretta della persecuzione, della sofferenza e di una società invece quella impietosa. E dopo arriveremo anche con Don Ciotti di nuovo forse a parlare del futuro. Vedete, è molto importante che sappiamo tenere insieme le cose fondamentali del nostro passato, pesanti come sono, e uno sguardo che ci aiuti forse a tirare avanti. Insomma, mi sembra che questo tema ci chiede di mettere in gioco anche la nostra capacità di capire, di imparare come si vive in una società così complicata. E quindi sta andando molto bene, secondo me. Prego, grazie. Hai visto loro? Grazie intanto di essere stato invitato questa assemblea così simpatica. E devo riconoscere per oggi essere giù di tono perché 4 giorni fa ho seppellito mia moglie. Non lo dico qua per commuovere e per parlare appunto della morte, ma devo dire di ho avuto il pensiero quando sono venuto qua e sentito parlare in maniera così alta e profonda anche del nazismo, di dedicare a lei questo quarto d'ora, 20 minuti che sono qua. Perché era sorella
dell'eroe nazionale sloveno, qua del primorie nostro, no, di Janko Premrl. Janko Premrl Vojko, che c'ha un busto sul Nanus, no, davanti al rifugio del Nanus. Un eroe sulla testa del quale il fascismo aveva posto 50.000 lire quella volta, no? Vivo o morto? E che è morto, purtroppo, si capisce, perché dico appunto è un eroe, è vero, no? E questo diciamo esempio di lotta, io lo chiamerei appunto adesso lotta contro il razzismo italiano, del fascismo, no? Che non comincia con la legge contro gli ebrei, ma comincia con l'incendio del Narum di Don, della Casa di Cultura slovena di Trieste. Comincia il 13 luglio del 1920, comincia 2 anni prima che il fascismo venga al potere. Quindi comincia con la lode diretta di Mussolini, bravi, che dice fate avanti così, no? Capitanati da Giunta, Francesco Giunta, e compagni che dopo finiscono al Parlamento, i segretari, eccetera, no? E lui finisce invece, mi sembra, una specie di rappresentante in Dalmazia durante la guerra, insomma. Tutta gente che è stata premiata per questo inizio, come dicevano 10 anni dopo, inizio della rivoluzione fascista, è stato qui, a Trieste, perché qui abbiamo pulito, eccetera, eccetera, vero? Ecco, questo periodo di razzismo fascista di solito è poco noto dall'opinione pubblica. È poco noto perché finalmente alcuni autori hanno cominciato adesso onestamente a parlare del fascismo antislavo. E questo trattano gli altri sloveni e i croati dell'Istria, della Venezia Giulia. Ma c'era il razzismo anti-tirolese del sud, c'era il razzismo fascista del Piemonte, dove c'erano i franco-provenzali, è vero? L'Union Valdôtaine di oggi, per esempio, come la Slovenska Skupnost di noi, come il Volkspartei del Tirolo del Sud, eccetera. Tutti questi non vengono citati, è vero, nelle libri di storia. La popolazione italiana non li conosce in quello che furono in realtà questi fascisti, è vero? O cioè questo fascismo, diciamo, no? Contro le minoranze, è vero, no? E questo era razzismo puro, quello del peggio fascismo che ci possa essere in un'Europa del XX secolo, no? Dove le popolazioni vengono praticamente diseredate fino all'osso, no? Cambiando nomi e cognomi, no? Mia moglie si chiamava Radoslava, ma ha dovuto essere battezzata come Francesca, non poteva neanche il parroco non poteva darle il nome sloveno, vero? Come succedeva in Istria anche, no? Per i croati era la stessa cosa, no? Perché la Chiesa era succube completamente, no? Mussolini era l'inviato della provvidenza, d'accordo, per aver creato il Vaticano, eccetera, e la pace tra l'Italia dal 1870 e da Porta Pia fino al 29 erano in lotta, d'accordo, poteva essere anche della provvidenza, però per tutto il resto, specialmente per le leggi che riguardavano i diritti delle popolazioni slovene, croate, tirolesi e valdostane, invece la Chiesa era succube completamente, no? A una protesta, per esempio, di Monsignor Uckmar, che adesso viene nella pratica per beatificarlo, è vero che ha scritto delle lettere al Papa, al Vaticano, in latino, insomma, no? Hanno chiesto, ma come in 20 anni che siete italiani non avete ancora imparato a pregare, insomma, no? E a cantare in sloveno in chiesa, no? È vero? Così rispondeva il Vaticano, insomma, no? E hanno mandato via l'arcivescovo di Gorizia, perché era di origine slovena. Hanno mandato via Fogar di Trieste, perché era di origine
Giuliana, e perché erano tutti e due fedeli al Vangelo, insomma, no? Tiengo, è vero, prefetto di Trieste, è vero, che comandava anche in chiesa, eccetera. Avevano avuto tutta questa specie di razzismo, no? che praticamente è misconosciuto. È misconosciuto, tanto è vero che quando ci sono, in febbraio, quando si parla di quello che è successo dopo la guerra e quello che purtroppo hanno fatto con l'eliminazione anche di gente non colpevole e con le grotte, è vero, del Carso, e si parla di questo, si parla della gente che ha lasciato l'Istria, però si tace di tutto completamente di quello che è la parte storica anteriore. Non sono mica venuti lì con queste specie di vendicazioni, se vogliamo, questa specie di eliminazione dei colpevoli. Sono mica caduti dal cielo, insomma, no? Una rabbia nata così nel 45, insomma, no? È una rabbia che è durata 25 anni, insomma, no? Una rabbia che dopo si è tradotta dalla popolazione slovena del Carso, di Trieste, di quella dell'Istria croata, si è, diciamo così, possiamo dire, ingrandita nel peggiore dei modi quando l'Italia occupa un pezzo della Slovenia lasciato lì dai tedeschi, insomma, no? Quindi la provincia che è stata alla maniera di Cesare, è vero, insomma, inclusa, diciamo, per forza, no? Nel Regno d'Italia come provincia di Lubiana, no? È vero? E che nasce allora il Movimento di Liberazione Nazionale Sloveno, no? che fa indignare il Duce perché a Gorizia, insomma, perde i timpani, insomma, non, dice questa genia, ammazzatevi, finitela con tutti i maschi di questa maledetta genia, capite, no? Quindi nasce un, diciamo così, una cosa incredibile, no? Generali che dirigono campi di concentramento come Roatta, per esempio, quello di Rab, Arbe, no? vicino in Dalmazia, insomma, dove sono sotto le tende bambini, vecchi, donne incinte, insomma, che vivono sulla paglia, tende militari, voglio dire, no? Cose che in Germania non avvenivano nei campi di concentramento, non si poteva finire sulla... Si dormiva nei pagliericci, d'accordo, ma sotto le, diciamo così, nei blocchi, eccetera, no? Non che la pioggia, insomma, bagnasse i neonati come succedeva a Rapiso. E poi qua ci sono anche i campi qua nostri, questi che erano dal 41 al 40, al 43 fino all'8 settembre, insomma, no? Ce n'è una Svizzera qui da Visco, Chiesa Nuova, eccetera, no? Dove ci sono anche dei morti, eccetera, no? Quindi tutto questo, diciamo così, con gli ostaggi uccisi, con le case bruciate, villaggi addirittura annientati, eccetera, no? Della Slovenia, tutto questo praticamente viene insabbiato, no? E questa è un'espressione che l'ho trovata nel giornale della Chiesa, dei Vescovi, insomma, nell'Avvenire, no? Con il titolo che parla e dice: come è avvenuto che i generali italiani, criminali di guerra, no? e che hanno commesso, eccetera, eccetera, no? Nessuno è stato né giudicato né condannato. Tutti l'hanno fatto franca, no? E io adesso forse mi ripeto, la questione la conoscete, è l'armadio della vergogna. L'armadio della vergogna. E la Norimberga fallita. E la Norimberga fallita del 46. Nel 46 si prepara tutto, i documenti sono ancora là, per giudicare gli alti militari tedeschi di quello che hanno combinato in Italia. È vero. Però ci si accorge, questo è stato citato una volta nell'Espresso, che molte volte è molto onesto in queste cose, no? Si sono accorti però che se facevano il giudizio, eccetera, per i criminali tedeschi, avrebbero dovuto normalmente fare i giudizi per i criminali generali, eccetera, italiani, no? E la cosa è andata in perdere, con l'acconsentimento, no?
della parte americana e quella inglese, perché non aveva interesse che il Partito Comunista, che allora era molto forte in Italia, avesse spiattellato, no, chiaro e netto, che cosa il fascismo italiano praticamente aveva fatto. Cose che erano sconosciute anche allora, come sono sconosciute purtroppo anche adesso. Ecco, questo io lo dico in onore di mia moglie, che la famiglia benestante di Vipacco, di Vipava, è vero? Perché aveva questo figlio combattente, uno dei primi, insomma, quando prima che nasca veramente il movimento nazionale, quello vero e proprio. Le bruciano la casa, chiudono la famiglia, il padre in un pollaio, dopo li internano a Omegna, via dalla casa propria, è vero, eccetera. E, insomma, in maniera che questa umiliazione di questa famiglia mia parente, no? Mi sembra che sia un po' il simbolo di quello che sia l'umiliazione completa della nostra popolazione in generale, insomma, no? E io ho detto, questo lo sottolineo prima di parlare del nazismo tedesco, no? Sono stato invitato in Italia in base al mio libro La Necropoli, che parla del nazismo tedesco. Sono stato invitato, credo, su 120 luoghi delle regioni, diciamo, dell'Italia del nord, conclusa poi dopo anche Napoli, Firenze, eccetera, no? In tutti questi casi, dico, prima di parlarvi del nazismo e del razzismo del partito nazista tedesco, è vero? Vi voglio parlare del partito nazista, è vero, italiano. E devo riconoscere che nemmeno uno in questi, diciamo, 120 o 125 quanti incontri sono stati, nemmeno uno ha avuto qualcosa da ridire. Tutti si sono interessati di quello che stavo dicendo, che stavano scoprendo di quello che mai avevano sentito parlare. Lì che io ho giudicato e ho detto anche, quando sono stato a parlare a Lubiana, in altri paesi, in Slovenia, dico, il popolo italiano in generale è onesto, e noi in questi casi l'abbiamo rispettato e lo rispettiamo, però purtroppo i governanti e chi lo comandano, no? insabbiano, è vero, e mandano ogni anno delle scolaresche a migliaia e migliaia, è vero, a visitare la foiba, e ancora tutto, bisogna ancora scoprire e trovare la verità di queste foibe, è vero. Vengono su con l'odio in cuore contro chi aveva commesso quei delitti, e purtroppo il Presidente della Repubblica 2 anni fa ha detto i sanguinari slavi, è vero? Vengono col cuore, diciamo così, già un po', diciamo, no? non è l'atmosfera della nuova Europa questa, no? E questi ragazzi bisognerebbe spiegare il fatto storico completo, o i fatti storici completi. Bisognerebbe dire come il fascismo era da noi e tutto lo svolgimento delle cose. Bisognerebbe pubblicare e dare nei libri della scuola la dichiarazione, pare che ci sia una ventina di pagine, della Commissione Storica Italo-Slovena, che è stata organizzata dal governo italiano anni fa, ma che ora si tiene nel cassetto, no, non si pubblica. L'ultima scoperta, un incontro che è stato a Capodistria un mese fa, perché se si pubblicasse, no, nascerebbero dei contrasti, si capisce che nascerebbero dei contrasti, perché si rivelerebbe cosa è stata veramente la storia, insomma, no? Qual era l'antecedenza di quello che era la questione dei 45, insomma, no? E sarebbe invece una cosa onesta, come hanno fatto i francesi, i tedeschi, e che hanno messo nelle scuole della Germania e della Francia, no, l'esplicazione di quello che era la storia della Germania e della Francia prima
e come si spera che da ora in poi con l'Europa nuova non sarà più domani. Questo da noi in Italia finora, per ciò che riguarda le minoranze, io le chiamo così, insomma, è un termine che non mi piace, insomma, quello delle popolazioni che non sono ancora riconosciute equivalenti agli altri cittadini della nazione in cui vivono. Ecco, io mi fermerei qua perché sennò dopo vado ancora, insomma, a diventare un mezzo predicatore, insomma, no? Vorrei dire questo soltanto, che c'è la minaccia, c'è, e pare, io l'ho sentito alla radio ma non ho ancora letto l'espresso che è indirizzato a mia moglie e che mi arriverà probabilmente domani, è vero? Pare che Eco in questo numero dell'espresso parli del pericolo di una nuova dittatura in Italia. Io sono d'accordo con lui, e credo che ci sono molti che sono d'accordo anche con me e con lui, insomma, no? E non vorrei questo qua di prolungarmi in questo, però vuol dire ai giovani, vuol dire guardate i giovani cari, no? Non importa di che partito siete, come la pensate, però cercate di informarvi di quello che è la verità storica. Cercate di prepararvi di quello che è, insomma. Cercate nei volumi che non vi sono presentati dall'autorità. Leggete in maniera di farvi un'idea vostra personale, è vero? È l'unica maniera di poter cambiare il mondo domani. Inutile di fare delle organizzazioni, insomma, no, e che dopo finiscono con spaccare le finestre e bruciare le automobili. Sono tutte storie che lasciano il tempo e il fumo che provocano, no? Non serve, quelli che comandano comanderanno lo stesso, se non ci saranno invece della gente intelligente, no? Che cercherà invece di mettere in pratica una verità democratica vera e propria. Tutti noi abbiamo voluto ringraziare per questo profondo legame con la moglie, per questo modo di ricordarla e anche per l'esperienza di vita di questa signora. E questo ci porta all'altro tema importantissimo, mi pare che la parola non l'abbiamo ancora usata, della memoria. Quando parliamo di razzismo, di consapevolezza e di imparare nelle scuole, fuori dalle scuole, nei libri, è difficile. Ecco, questo tema della memoria fa parte del quadro di cui ci stiamo occupando, ma è sempre... Non ho capito quale dei due non va in questo momento, ma io ho finito e adesso sono molto contenta che sia con noi anche Don Ciotti, che non solo parlerà di questo tema, ma rappresenta per noi un altro pezzo importante di questo paese, ed è il fenomeno diverso, ma chi lo sa, dell'illegalità e della difficoltà di fare quell'altra lotta che lui sta portando avanti con molto coraggio. Pensiamo a tutte queste cose insieme, perché penso che allora ci sentiamo più anche impegnati in un faticoso percorso e nello sforzo che ciascuno di noi cerca di fare. Grazie a Don Ciotti. Beh, devo dire che è stato bravo. C'è una data che non potremmo mai dimenticare, una data molto amara, ed è il 2 luglio 2009. Il luglio 2009, il 2 luglio, è una data tragica nella storia del nostro paese. E non è una data storica positiva, come qualcuno ha affermato, quel giorno che è stato varato il pacchetto sicurezza nel nostro paese. È una data drammatica nel nostro paese, il pacchetto sicurezza. Ma prima di entrare in merito a questo, devo subito dire, e molti di voi siete testimoni diretti nella quotidianità, che è possibile coniugare accoglienza e legalità, che è possibile mettere insieme la fermezza e l'accoglienza delle persone, e che molti di voi e molti di noi da anni, nella quotidianità di tutti i giorni portiamo avanti l'unità di strada, i dormitori,
il dropping, i centicrisi, la presenza nei luoghi difficili, nei campi rom, dove ci siamo. Abbiamo aperto cooperative di lavoro che hanno dato libertà e dignità alle persone, che hanno dimostrato che è possibile, che hanno dimostrato che ci sono strade di grande positività se si fa una scelta che dimostra che la sicurezza non può nascere dalla discriminazione, ma sempre dall'integrazione. E dove si lavora in un certo modo, anche in quelle situazioni che possono sembrare difficili e scomode, ma guarda caso, quando si uniscono le forze, l'energia e la positività, abbiamo trovato che è possibile. Io parto da questo dato che voi conoscete, perché molti di voi operate concretamente dentro questa realtà, e allora quella cooperativa che lavora di Rom a Reggio Calabria, l'esperienza fatta a Torino quando un campo Rom è stato incendiato e dove si è costruita una casa con loro muratori, sostenuti, costruite le abitazioni, il coinvolgimento della gente e la dimostrazione che è possibile quelle positività di rispetto dei percorsi, l'inserimento in cooperative di lavoro di storie difficili che ci ha permesso, ecco, di fare tutto questo. Allora è possibile. Allora è da qui che si deve partire per fare le politiche e non nella demagogia, nelle scorciatoie, nelle facili etichette. Si deve partire dagli sguardi delle persone, non dal pregiudizio delle etichette che si mettono sulle persone. Il 2 luglio, amici, è una data amaramente crudele e storica nel nostro paese. Non possiamo dimenticarla. È una data della storia di grande, profonda sofferenza. Ma quello che è preoccupante, che è stato qui già ricordato, è il deterioramento culturale, ambientale, etico nel nostro paese. La strada che si è presa è più penale e meno sociale. La strada va in quella direzione e gli anelli più fragili sono quelli che pagano il maggior prezzo. Non si fa come si dovrebbe fare la lotta alla povertà, ma si fa la lotta ai poveri. Non si fa la lotta a quei criminali che sfruttano quelle ragazze, ma si fa la lotta a quelle ragazze. Non si fa la lotta ai grandi traffici che stanno dietro le dipendenze, a chi fa i propri grandi affari, alle grandi strategie, ma si fa la lotta agli anelli più fragili e più deboli. Si è cambiato la direzione. Noi, rispetto a questo, io credo, dobbiamo prendere coscienza. E c'è troppa gente che è vittima della paura, ma anche dell'ignoranza. C'è tanta e tanta ignoranza. E in questo clima soffia la demagogia razzista e soffia il pregiudizio razziale alla grande. E lo tocchiamo concretamente con mano. E il razzismo in Italia, che piaccia no, anche se qualcuno ne parla in modo affettato, il razzismo c'è e come c'è. E tanti esempi che concretamente abbiamo toccato con mano, non per averli letti o per sentito dire, ci dimostra di questo clima inquietante e di questi provvedimenti, parlo di questi provvedimenti, che sono, non ho un'altra parola, un atto di profonda crudeltà. Allora, è importante questo. Ed è grave la scorciatoia politica rispetto a questo, perché è una scorciatoia alla ricerca del consenso. E guardate che il disegno di legge sulla prostituzione è stato non a caso rinviato ad altra data. È stato tutto messo da un'altra parte, perché la vicenda che riguarda alcuni personaggi del nostro paese ha consigliato che è meglio non dibattere di quel disegno di legge in questo momento. Capite? Ma in questo momento va bene. Come in questo momento, e non è retorico e non è demagogico, perché questo non ci appartiene, in questo momento va bene i provvedimenti, ad esempio di legge sulle intercettazioni, no? Perché
bisogna evitare che, certo, bisogna cercare rispetto per la dignità delle persone, ci sono dei confini che quelle intercettazioni devono pur avere, ma che tutti diciamo, ma poi la strategia di andare ad abolire le intercettazioni a un certo livello per non toccare personaggi che abbiamo ben chiaro nell'atmosfera del paese, davanti agli occhi tutti, signori, questo, e poi ridurre le intercettazioni al massimo a 2 mesi, anche per le grandi operazioni, vuol dire dimenticare una storia, una memoria che ci ha permesso di poter risalire a grandi crimini, a cercare della verità importanti e pesanti, e con questi stratagemmi che passano senza una rivolta delle coscienze forti nel nostro paese, quasi che come una cosa come le tante le altre, andiamo verso una deriva che è veramente molto grave e molto preoccupante. Io non ho nessun titolo, non c'è Luigi Ciotti qui a parlare, non c'è un io ma c'è un noi. La storia del gruppo Abele, che ha 44 anni del suo cammino, che vive dell'accoglienza in mezzo alla storia delle persone, e in nome di questa storia fatta di limiti ma anche di tante speranze, che io credo che mai come in questo momento non si possa e non si debba tacere. Noi continueremo ad accogliere, costi quel che costi, le persone in tutte le nostre attività e in tutte le nostre accoglienze. Non respingeremo nessuno, non respingeremo nessuno. E guardate che c'è coscienza nel dire questo, c'è la coscienza delle difficoltà, c'è la coscienza di quello che può comportare, ma quando viene calpestata la giustizia, quando i diritti non vengono considerati, perché questi provvedimenti che sono stati presi non tengono conto della nostra Costituzione, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, anzi si beffeggia, non tengono conto della Convenzione di Ginevra, allora possibile che noi stiamo lì a guardare? Noi continueremo ad accogliere i poveri cristi, e vi posso dire una cosa, e ve lo dico come libera, che da 15 anni lotta contro la grande criminalità, contro le mafie, lo dico con cognizione di causa, i grandi criminali del nostro paese arrivano coi documenti a posto, quasi a posto, passano dai confini e non fanno giornate di deserto e non stanno a attendere il barcone per arrivare qui nel nostro paese. Sono gli anelli più fragili e più deboli. Sia ben chiaro, il rispetto delle regole vale per tutti. Qui non è prendere delle scorciatoie: se uno sbaglia, commette un reato, commette una violenza, deve rispondere, come devono rispondere i nostri grandi concittadini italiani, cominciando da chi è più in alto innanzitutto, perché deve dare il buon esempio. Ma è il dato della grande contraddizione che crea un sussulto dentro, non più di indignazione, perché anche l'indignazione è diventata un po' una moda nel nostro paese, ci si indigna poi tutto finisce lì, io parlo di disgusto, perché il disgusto è l'ultima risorsa di un'intelligenza umana, perché di fronte a molte vicende c'è qualcosa che bolle qui dentro. Allora il disgusto ci dice, coi dati alla mano, non retorico, non sentito dire, che l'Italia tra i 60 paesi più avanzati al mondo, noi siamo al 55esimo posto, cioè in negativo, al 5° posto per la corruzione. Allora signori, questo è un dato su cui riflettere, mentre vogliamo colpire le forme di illegalità eccetera, bene, si cominci dai contesti vicini, da quelli garantiti, dai quei cittadini che hanno depenalizzato il reato già nella propria coscienza, che fanno i furbi, che evadono, che sorridono rispetto a tutto questo,
ma che poi hanno il pugno di ferro, il pugno forte rispetto agli altri, quegli altri che sono le frange più povere e più deboli. Perché voi mi insegnate che la povertà non è una fatalità. La povertà non è una fatalità, ma è frutto di egoismi, di scelte economiche sbagliate, di grandi interessi internazionali, di quella finanza. E voi mi insegnate che questa grande crisi economica mondiale non è una crisi economica, non è solo una crisi economica, innanzitutto è una crisi etica e politica. E allora non basta queste risposte economiche che ci vengono date, qualche miliardo in più, qualche milione qua. Qui c'è un problema etico e politico di affrontare seriamente questi problemi. Non abbiamo bisogno di elemosine nel nostro paese. E guarda caso, le realtà più penalizzate oggi è tutto il mondo, tra virgolette, del sociale. Cooperative, associazioni, meno progetti, meno soldi, c'è la crisi economica. Mentre si è previsto nell'arco dei prossimi 3 anni, è stato previsto, signori, 17.000 posti più nelle carceri, quindi allargamento e ristrutturazione delle carceri, più penale, meno sociale dall'altra parte. I presidenti delle corti d'appello, nell'apertura dell'anno giudiziario 2008-2009, la stragrande maggioranza nell'intervento che hanno fatto hanno messo in evidenza un altro dato che non può sfuggirci: il richiamo del ritorno della criminalità dei colletti bianchi nel nostro paese. Allora, signori, voi sono le cose che mi insegnate. Di fronte a quello che sta avvenendo, che schiaccia, che respinge, che non rispetta quei diritti, che crede alle condizioni di ingiustizia, che non tiene conto della provenienza di quei volti, di quelle storie. Ripeto, nessuno di noi, per quello che mi riguarda, è contro creare delle condizioni di sicurezza, che è un diritto sacrosanto per tutti, che cominci dalla sicurezza sul lavoro, dalla sicurezza della salute, dalla sicurezza della casa, da una scuola che funzioni e che metti in grado di operare. La sicurezza degli anziani, per affrontare e per creare le condizioni per dare più anima ai nostri territori. Quindi nessuno vuole semplificare su quell'elemento importante del diritto alla sicurezza, che è un diritto sacrosanto che tutti i cittadini hanno. Ma spiegatemi, come si può dire che non sono razziste il nostro pacchetto sicurezza? Vi leggo solo alcuni passaggi che già molti di voi conoscono, però sono importanti ritradurli un attimo solo qui, perché ci danno la misura. E poi c'è il balletto badanti sì, badanti no, contraddizioni. Ha ragione qualcuno che ha detto che prima di parlare bisogna pensare le cose, e i nostri politici dovrebbero fare questo prima di legiferare per poi. Ma in ogni caso, prima del pacchetto sicurezza, Giamoni l'ha ricordato, era mai avvenuto nella nostra storia, voi ne avete capito che è un fatto di una gravità, perché i commissari prefettizi straordinari erano stati solo messi per legge per i grandi venti, per le grandi sciagure, per le grandi catastrofi nel paese. Allora c'erano i commissari prefettizi straordinari. Noi abbiamo visto mettere commissari prefettizi straordinari per governare la presunta emergenza Rom, e quindi abbiamo visto i commissari prefettizi per i Rom nel nostro paese. Voi capite che la stessa logica che aprì la via alle leggi razziali durante il fascismo si cominciò così. Non siamo qui per semplificare, ma per consegnare quel pezzo di memoria, quel pezzo di storia, quel pezzo di documentazione che siamo andati a leggerci, a rileggerci, a rivisitare, a sentire quel disgusto dentro e quella sana preoccupazione. Per non dire poi delle impronte che sono state ricordate. Ma signore,
Il pacchetto sicurezza prevede il reato di clandestinità per gli migranti, ma questo non è possibile. Non è possibile perché calpesta la nostra Costituzione, dove un articolo parla di uguaglianza. No, c'è un doppio codice penale in Italia, uno per gli italiani cittadini e uno per i migranti stranieri, perché c'è un aggravante. Questo non può, vi prego, non può passare così, come uno delle tante leggi, uno delle tante norme, uno dei tanti provvedimenti. Intanto ne hanno già presi tanti che non vanno e questo va uno in più, uno in meno. No, è in gioco la vita delle persone e voi questo lo sapete e lo sapete con forza. Come io credo, noi l'abbiamo visto a Torino, ma non solo a Torino, voi l'avete visto nelle vostre realtà, che solo l'annuncio di questi provvedimenti ha fatto crollare la presenza di migranti ai pronti soccorsi, negli ospedali e di mammine andare proprio dai medici per governare, accompagnare la gravidanza. Il crollo. E le ricerche serie ci hanno dimostrato questo. Lo abbiamo visto con i nostri occhi, la paura. Già solo il sentire il provvedimento, devi scappare, devi nasconderti. Io trovo che era possibile, è possibile trovare il modo di coniugare il rispetto delle regole, e la relazione, il costruire dei percorsi, la giustizia sociale, lavorare per includere, non per escludere. E la storia ci ha dimostrato che è possibile, che è stata anche la nostra fatica della nostra storia, la memoria corta, cancellata, presa a calci, buttata via. Allora è questo. Ma l'altro elemento, l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per gli atti di stato civile e l'accesso ai pubblici servizi. Qualcuno dice ma sì, no, voi avete capito che quel passaggio è un passaggio inquietante. Questo rischia ad esempio di impedire l'iscrizione, ad esempio, l'iscrizione all'anagrafe dei figli degli irregolari che diventano quindi bambini fantasmi. E non bisogna andare lontano, perché da questa nostra terra, o dove sono nato io, a pochi chilometri da qui, a Pieve di Cadore, abbiamo visto andare all'estero tanti dei nostri concittadini e parenti. E voi sapete che proprio in Svizzera i nostri migranti, miei parenti, credo alcuni dei vostri parenti, per anni hanno tenuto clandestini i loro bambini perché la legge lì non permetteva che potessero essere vivere. Li tenevano nascosti, la nostra gente del Friuli e del Cadore. È la nostra storia, capite? Allora dobbiamo inventarci di tutto. Ma attenzione, cercando di cercare i percorsi positivi, di costringere, di rimettere al tavolo le persone, di fare sentire una voce forte, ma anche di trovare delle strade. È preoccupante, è la norma che introduce le ronde di cittadini nel nostro paese. E ancora, diano i mezzi alle forze dell'ordine per lavorare. 100 milioni di euro presi lì e sbattute dall'altra parte. E quando io ho visto, come voi, quelle foto già di un'organizzazione, credo a Milano, esattamente con le divise fasciste, né più né meno, qualcuno non ci venga a dire che il razzismo e dei segnali così forti non ci sono nella realtà del nostro paese. Sì, sono qualche episodio, ma quelle divise non se le sono fatte oggi, quei simboli non sono costruiti il giorno prima dell'elaborazione del 2 luglio della legge. Sono segnali inquietanti. E fate bene, e facciamo bene a riflettere insieme. E lasciatemi dire che i diritti non possono essere solo scritti sulla carta. Devono diventare carne i diritti. Nel nostro paese stanno bene scritti sulla carta pattinata,
ma poi non vengono tradotti fino in fondo come si dovrebbe. E voi mi insegnate che il diritto solo proclamato ferisce la speranza di giustizia, e noi abbiamo molti diritti che sono solo proclamati, perché di fatto non vengono applicati, vengono anche derisi. E nel dire questo faccio fatica, perché misuro le parole, perché uno sente la responsabilità delle parole, ma di fronte a quello che sta avvenendo non ci possono essere mediazioni, bisogna chiamare le cose con il loro nome. Queste norme assassinano la speranza e la vita di tante persone. Meno di un'ora e mezzo, e quindi abbiamo ancora un'ora per i vostri interventi, le riflessioni, la discussione. Abbiamo sentito delle voci importanti. Io riprendo solo un filo conduttore che secondo me è essenziale, e oggi qui è quasi banale dirlo, ma da mesi, da anni, quello che mi colpisce è che in Italia si parla tanto, e anche molti studi, molte letture, degli immigrati, ma quasi mai, e oggi invece l'abbiamo fatto, della società italiana, cioè di come noi viviamo questo periodo, le leggi, i luoghi comuni, i modi di rapportarsi. E oggi con forza, io credo che questo sia il percorso che bisogna fare. Parliamo anche degli immigrati, sentiamo le loro voci se siamo capaci, cosa che facciamo pochissimo, ma interroghiamoci su noi, che società vogliamo, la sopportiamo, cerchiamo in qualche modo di contrastarla. Però ci siamo anche dentro, fin sopra i capelli, quindi con un senso profondo io sento di sofferenza. Continuo a interrogarmi, oggi lo facciamo ancora insieme, sulle possibilità che ciascuno di noi individualmente, oppure come gruppi, nelle sedi in cui lavoriamo, questo lavoro di lungo periodo, io credo, non lo risolveremo in fretta, però tutti, io credo, sentiamo l'urgenza, l'assoluta necessità di muoverci nella direzione appunto di una società decente. Siamo lontanissimi da questa ipotesi di una società decente, e siamo però chiamati tutti a pensarci, e se ce la facciamo, a agire in quella direzione. Ecco, io credo che tutti noi dentro sentiamo il peso delle cose diverse e profonde che sono state dette. Vorrei che adesso ci fossero interventi, se possibile brevi, e poi avremo un giro di rapide risposte. Ecco, benissimo, abbiamo un primo intervento. Voglio anche dire che non tutti necessariamente devono essere d'accordo con l'impostazione e con le cose che abbiamo detto, quindi possiamo anche in modo molto civile sentire pareri in parte diversi. Grazie. È una bella cosa riuscire a sentire questi discorsi, queste persone, queste logiche, in un paese dove la censura è diventata una cosa gigantesca, dove chi ha i soldi riesce ad arrivare dove vuole, chi invece ha un dolore non lo sentiamo, il suo dolore, sentiamo chi si lamenta, ma non sentiamo i veri dolori, le persone, i problemi, e abbiamo tantissime cose da mettere a posto. La colpa è nostra, tutta nostra, siamo stati in un benessere per molti anni, e non abbiamo mai ragionato che poteva peggiorare, sta peggiorando sempre di più ogni anno. Io parlo a nome di tutti i lavoratori, le donne tessili, che sono tutte a casa per colpa di una delocalizzazione che è cominciata tanti anni fa per portare il lavoro all'estero, per fare schiavi e inquinare, distruggere e non dare la maternità, non dare le pensioni, non dare la possibilità a un futuro. E anche il futuro dei giovani con la precarietà qui in Italia sono stati degli elementi che hanno portato il razzismo. Hanno portato il razzismo perché? Perché morte tua, vita mia, si dice dalle mie parti. Io sono di Treviso, c'è un sindaco che lo conoscete benissimo come si comporta. Lui è stato proprio quello che ha lanciato l'odio razziale in tutta Italia. Lui è una cosa ignobile. Io nel mio paese mi candido sempre come politico, perché è importante che convoglio le persone su una possibilità di cambiare il mio paese, casa mia. La mia Treviso, che è bellissima, ma... No, proprio bisogna che ogni persona la smetta di dirmi a me
non ho votato perché non mi interessa. No, è sbagliatissimo, bisogna andare a votare in massa perché il 40% hanno dato all'Europa la possibilità di continuare a quei mercanti di ogni paese, perché c'è qualcuno che dice ce l'ho con questo paese, con quell'altro paese. No, sono i mercanti, gli stessi, sempre loro, che fanno la guerra tra di loro in ogni stato e ci riducono a schiavi noi. Quindi è una cosa molto lunga, ci vuole molto tempo, bisogna riflettere, bisogna informarsi, bisogna leggere. Leggere e ascoltare e comunicare. Io spero che l'arte, qui a San Splash abbiamo l'arte del popolo. Noi abbiamo tanti figli di papà, abbiamo tanti bei testi, tante belle persone, un ideale gigantesco. Abbiamo degli esempi che vengono, non dico Giamaica, dico proprio da dove che c'è stata la sofferenza della schiavitù riportata e noi siamo dentro un ideale, ma adesso la paura viene anche a noi, perché questo usa il nome dell'Italia per fare un partito, questo usa questo pedofilo imperatore, lo voglio chiamare, è un pedofilo imperatore, e sta facendo del male a tutti noi. Mi raccomando, la prossima volta che dovete votare, votate qualcosa che sia per la socialità, qualcosa che sia per difendere uno Stato che si chiamerà mondo. Volevo chiedere un parere sul fatto che oggi per esprimere il dissenso si deve andare incontro al pericolo di essere malmenati pesantemente. E quindi le persone, i ragazzi cosa fanno? Si mettono un casco, giustamente, perché se devo andare in strada a farmi spezzare il cervello o i polmoni, però a quel punto sei visto come un criminale, quindi c'è un casco e una spranga, a quel punto ti fanno un criminale, quindi non so, personalmente non so dov'è la soluzione. Siamo in molti a non sapere dove sono le soluzioni. E quindi andiamo avanti con riflessioni intanto. Mi sembra che comunque va sottolineato che nel nord-est, diciamo, da Treviso ad altre zone, sentiamo molto la presenza di certi amministratori locali, della stampa locale, e anche questo forse oggi si avverte pesantemente. Dopodiché io che vivo a Milano non è che sia molto diverso. Ci sono anche situazioni che sentiamo più direttamente quando le viviamo. Anche lì credo che l'impegno debba essere sia a livello nazionale e addirittura europeo, sia con forza a livello locale. Quindi è vero il voto, è vero l'informarsi molto bene. Ecco, lasciatemi dire una cosa veloce, io vado abbastanza in giro, leggo sempre la stampa locale, perché se no noi non sappiamo, nelle varie situazioni italiane diversificate, quante cose avvengono che non ci piacerebbero come quadro, che non ci piacciono affatto come quadro generale della nostra società. Andiamo a vederle bene in fondo, perché è vero che ci sia una censura o una selezione delle informazioni che abbiamo, anche questo è un problema. Uno dei, appunto, dei lavori da fare, io li chiamo così, è anche essere più informati, con gli occhi più aperti, perché sennò le cose vanno in una direzione che poi non riusciamo facilmente a far tornare indietro. Quindi la preoccupazione mi sembra sia fortemente condivisa. Io quando mi interrogo su queste cose tendo a dire che nel breve periodo non sarà facile uscirne, nel più lungo periodo in qualche modo io credo che ce la faremo, ma intanto è un lavoro quotidiano e forse sotterraneo, per tornare a una parola che abbiamo usato, di impegno di ciascuno nel piccolo e nel meno piccolo ambito,
perché se molliamo in quell'ambito, a quel livello, davvero il futuro è molto molto preoccupante. Quindi essere qui oggi, continuare domani a pensare e a lavorare su queste cose, mi sembra sia il risultato della riunione che abbiamo fatto, però io spero che ci siano ancora degli interventi e poi rispondiamo anche tutti insieme. Vuoi dire tu qualcosa intanto? Passiamo tu. Volevo rispondere. Benissimo, allora cominciamo. Però lo faccio noi in inglese e poi tutto bene. Sì, volevo rispondere alla domanda della signorina. Rispondo in inglese e poi tu traduci, Laura, va bene? There is a very interesting case example from London. During the last big marches against the war, against the economic crisis, a newspaper seller was killed. And these were marches by young people, and they were terrorized by what was going on. But they still went, and they went in very large numbers, with and without a casco. And the more people who went, the easier it became. The more people who went, the easier it became. And in the end, in this case, because of the intervention of the Guardian newspaper, a whole new shift in laws about public security have been introduced. There is a big review of the police. The government has apologized. And history, for a small moment, is entirely on the side of the young people who went out to protest in very large numbers. You have to keep on doing it. Tutti hanno capito, allora non lo traduco? Molto rapidamente, allora ci cita un esempio, un caso recente a Londra in cui si erano fatte delle manifestazioni, proprio le abbiamo viste in parte in televisione per gli effetti della crisi e per alcune situazioni di crescente difficoltà, e un venditore di giornali, una persona che distribuiva o vendeva i giornali, è stato ucciso. E questo è un fatto grave ovviamente, ma sono continuate queste manifestazioni anche senza casco, dice lui, cioè gente coraggiosa che pure in questa situazione di rischio ha continuato, e più ci si andava più gente era disponibile a partecipare. Questo è un'indicazione per cui lui dice bisogna farlo, le partecipazioni, il momento di visibilità, il movimento di massa, insomma. Perché poi, questa cosa io non la sapevo, mi sembra molto importante, c'è stato un passaggio nella politica e anche nei media inglesi per cui questo tema della sicurezza è stato ridefinito e affrontato in modo diverso, e addirittura il governo si è scusato, e questo non lo sapevamo. When did this happen? About a week, 10 days ago. Ecco, una settimana o 10 giorni fa, questo è un fatto straordinario, come sempre nella stampa italiana o nella televisione ancora meno notizie di questo tipo vengono riportate. Comunque mi sembra che l'indicazione sia... può essere molto difficile, può essere anche rischioso, ma questi fatti di visibilità in Italia, non so, insomma, in Inghilterra sono serviti e in qualche modo sono stati recepiti a livello della politica e dei media, cosa che da noi sembra più difficile. Moni, vuoi tu? Credo che la situazione evocata, questa, c'è stata la prova generale a Genova di questa nuova ondata, proprio possiamo dire da paese sudamericano. Questo è veramente quello che è successo a Genova, è stato degno di un governo come quello argentino o come quello cileno. C'è proprio questa repressione, è aumentato, hanno alzato il tiro. Una delle cose, giustamente è stato detto, bisogna mobilitarsi continuamente il più possibile, perché il maggior numero si è, questo crea ovviamente un deterrente. L'altra cosa, a mio parere, è imparare un uso sempre più efficace anche dal punto di vista tecnico scientifico delle documentazioni che oggi ci sono possibili, cioè dislocare in una grande manifestazione decine e decine di operatori con piccole telecamere, oggi disponibili a chiunque a poco prezzo, e immediatamente su YouTube, immediatamente su Facebook, immediatamente, cioè oggi internet consente una controinformazione piuttosto efficace, ma bisogna
che ci siano tantissime riprese in modo che sia incontrovertibile l'aggressione subita, che non possano più dire no, non è vero, cioè una documentazione talmente inoppugnabile, perché loro naturalmente provano di tutto a manipolare, noi siamo di fronte, insomma, perché Umberto Eco, che di solito è piuttosto cauto, parli di pericolo per la democrazia, veramente la situazione è gravissima. C'è proprio la voglia di identificare chi è dissidente e criminale. Tentano di costruire questa equazione, dobbiamo impedirlo, dobbiamo mobilitarci costantemente, non farci intimidire, perché è chiaro proprio che questo governo vuole alzare il tiro costantemente per alzare il livello dello scontro e poi fare la parte della vittima. Il gioco è questo, è una vecchia tecnica, è la tecnica dei nazisti, è vecchia e stantia, puzza di carogna, cioè una roba vecchissima, proprio provocare il disordine, reprimere. Guardate, lo fecero anche proprio con la famosa Kristallnacht, all'epoca della notte dei cristalli, trovarono il modo di scaricare sui facinorosi, inventano, queste sono vecchie cose, sono molto vecchie, sono sempre efficaci perché giocano sulla paura della gente, sui luoghi comuni, sulla fragilità sociale, eccetera. Allora l'unico modo è quello di far crescere parallelamente, anzi di rilanciare con il disgusto, come ha detto magnificamente Luigi Ciotti, le cui parole mi hanno, io non ho nulla da dire di più di questo. Pensavo di esagerare quando scrivo, Luigi mi ha fatto capire che posso alzare ancora il tiro e lo farò. E quindi proprio non c'è altro mezzo che abbiamo, cioè proprio non c'è altro mezzo che abbiamo che non la continua e costante mobilitazione. E noi dobbiamo anche, soprattutto voi che avete questo patrimonio di tempo davanti a voi, sappiate che di questa porcheria non resterà neanche l'impianto di capelli del grande capo. Fra qualche tempo non resterà niente. Ma ditemi, cosa lasceranno, quali saranno i monumenti? Saranno, non so, il fallo di Bossi, e questo che lasceranno nelle città? Sono il nulla, sono l'assoluto nulla. Ricordatevelo, guardate avanti. Ve lo dico con solo un esempio: quando Barack Obama si è presentato alle elezioni, nessuno di noi avrebbe scommesso un centesimo bucato sulla sua vittoria. Tutti pensavano, perché sconfiggere McCain era uno scherzo, il problema era sconfiggere la Clinton, la più potente lobby, una delle due o tre più potenti lobby degli Stati Uniti. Eppure questo outsider, lavorando su internet, lavorando su tutti i mezzi anomali, è riuscito a diventare presidente degli Stati Uniti. Quindi si può, in realtà. Certo, il lavoro è lungo e qualche volta è anche pericoloso, è bene saperlo, perché c'è gente che ha proprio la violenza nel cuore, vuole pestare, non aspettava altro, naturalmente, perché hanno loro problemi, è ovvio, chi ha la violenza ha sempre dei problemi enormi. Tuttavia è l'unico modo che abbiamo, testimoniare, individuare i punti deboli, saperli sfruttare. C'è una strategia da costruire, una strategia. Certo una cosa, occhio alla violenza è quello che vogliono. Si fa il loro gioco, secondo me. Vogliono quello. Così potranno dire, vedete? E lì, infatti, su Genova le difficoltà, quelle che hanno avuto, è stato al fatto che c'era la città intera che testimoniava che i giovani erano disarmati e inermi. Bisogna gettare l'infamia della violenza solo su di loro. Ecco. È un'opinione la mia. Intervenire. Vabbè, non vogliamo forzarvi, al di
di là di un, perché appunto abbiamo sentito e forse, come dire, rimuginato le cose che ci vengono dette. Ne dico un'ultima io, perché sento con molto affetto, posso anche dire perché li conosco da sempre, questo invito all'impegno e alla capacità di reagire. C'è un punto su cui ogni tanto mi interrogo, in parte questo viene anche da alcuni scritti di Ashamin. Questo di, lui ha detto in inglese, beh, insomma, puntare col dito il nemico e il colpevole, e quindi, tra virgolette, i razzisti. Davvero ci serve? Ecco, io a volte su questo mi interrogo, perché allora la contrapposizione e, come dire, l'odio, la violenza vengono da soli. E soprattutto non raggiungiamo i tanti un po' indifferenti, un po' che hanno altri problemi. Cioè il mio problema è, certo, isolare, se possiamo, questi delle squadre, dei vestiti in certi modi, delle ronde, questi veramente cattivi. Però lo si può fare con qualche risultato se l'insieme della società italiana è consapevole dei problemi e del suo ruolo di comprensione, di impegno per un futuro diverso, perché se un sacco di gente è indifferente o ha anche altre priorità, pensiamo che adesso il precariato, la crisi, ma pensate un po' come saranno distolti da questi temi, come sono di fatto distolti oggi, o addirittura utilizzati nel senso negativo, ci portano via il lavoro, trattiamoli male. Ecco, io credo che il problema sia davvero anche molto sotterraneo. Non solo mostriamo che noi abbiamo capito e ci contrapponiamo a quelli che non hanno capito, noi che siamo un po' più sofisticati e loro sono rozzi e a volte stupidi e colpevoli. Mi sembra che proprio perché questi fenomeni poi in Italia pesantissimi, ma esistono anche in altri paesi, siamo in una fase in cui l'Europa non viaggerà bene verso un'Europa che vorremmo immaginare. Ecco, proviamo a impegnarci anche a volte sul medio-lungo periodo, perché vogliamo alla fine che sia un'Europa decente. Finché c'è una diretta contrapposizione, è proprio il contrasto tra una minoranza orrenda e altri che stanno un po' incerti, forse non ce la facciamo. Non so, ho voluto dire delle cose un po' diverse da quelle che avete detto voi. A me sembra che oltre all'urgenza, certo, in Italia la sentiamo proprio giorno dopo giorno, però una visione, chiamiamola di medio-lungo periodo, sia altrettanto grave e preoccupante. Sì, certo. Scusa, certo. L'ho detto no, volevo solamente dire, è il famoso problema della massa grigia. Cioè il problema di quelli che non sono direttamente razzisti, magari, o hanno vaghi pregiudizi, eccetera. Su questa cosa si può intervenire, ho sentito con molto piacere il primo intervento che invitava a non farsi tentare dal non andare a votare. Sì, sì. Perché un governo anche non perfetto, con mille magagne, ma che svolga un ruolo che migliori le condizioni generali del paese, anche incrementandole, non risolvendo taumaturgicamente tutti i problemi, può per esempio svolgere una funzione cruciale se cambia l'assetto della comunicazione. Purtroppo noi non faremo cadere questa struttura devastante alla comunicazione del nostro paese, in cui la comunicazione è in mano a un padrone e ai suoi lacchè, scusatemi, non so come altro chiamarli, perché questo è il loro nome, e riusciremo, ci sarà un governo che potrà incidere su questo, perché io credo che le trasmissioni popolari, parlo anche delle fiction, possano svolgere un ruolo fondamentale rispetto a quel tipo di persone indifferenti, quando i personaggi sono scelti anche fra la popolazione che è venuta dalla migrazione. Fare diventare familiare, che entra nelle case attraverso la televisione, un personaggio che viene dal mondo dei cosiddetti migranti, può, diciamo, creare un moto di condizione naturale che questo faccia parte del paese. Quando nel cinema degli Stati Uniti è diventato naturale che un personaggio fosse afroamericano, portoricano, ebreo, indiano, pian piano fa parte
del tuo paesaggio non serve a chi ha una coscienza già formata, ma a chi è più indifeso, che si così passa il tempo libero gran parte avanti alla televisione. Allora un governo diciamo ragionevolmente democratico, io secondo me il cammino da fare è talmente lungo, non me lo aspettavo francamente, può per esempio incrementare anche nei fenomeni di cultura popolare, può fare arrivare messaggi che trasformino la mentalità diffusa nel paese di coloro che non si occupano di politica. Perché noi pensiamo sempre a quelli che votano a destra e a quelli che votano a sinistra, ma il nostro paese in particolare ha un'area di qualunquismo indifferenziato, non vogliono, non gliene frega niente, non sanno. Creare in quelle persone una consuetudine ad avere che il paese oramai è fatto in una certa maniera. Allora una fiction molto popolare può dare l'idea che un medico, per esempio, indiano, oppure un che ne so, un custode della tua casa che è arabo, è una cosa normale. E che ma se il personaggio è costruito in modo simpatico può, sono ovviamente piccole cose, non è che queste risolvono, ma bisogna toccare anche quella gente che non aprirà mai un libro. C'è gente in questo paese che non apre mai un libro, non apre mai un quotidiano, non apre mai, non possiamo toccarli se non con la televisione. Allora un governo che stimoli anche nelle trasmissioni popolari queste presenze, io credo che questo possa in qualche modo pian piano creare una consuetudine, sapendo che il lavoro da fare è molto, molto lungo e non ci sono scorciatoie. L'ha detto Luigi Ciotti, non ci sono scorciatoie alla creazione di una società solidale, non ci sono scorciatoie nella soluzione di una vera crisi. Bisogna intervenire in modo diretto e però sempre questo è inevitabile, Laura. L'indignazione e il disgusto vanno mantenuti vivi. Ho letto una cosa molto interessante sul significato del profetismo. Quella famosa ira di Dio che viene evocata come se Dio fosse cattivo. E ho letto un'interpretazione che mi ha molto colpito. L'ira di Dio nasce quando vede l'indifferenza nei confronti del male. E questo sostanzialmente. Non essere indifferenti al male. L'indifferenza al male è ciò che permette al male di agire, perché come c'è una reazione il male si ritrae. Allora questo è l'esempio citato del governo inglese che è stato costretto, perché non credo che fosse contento di chiedere scusa, è stato costretto a chiedere scusa perché c'è l'indignazione al male. Però i metodi per arrivare diffusamente alla società sono molti. Noi che apparteniamo ai movimenti di opposizione che continuamente combattiamo, spesso non ci rendiamo conto che corriamo un grande rischio di parlare solo fra di noi. E in questo Laura ha ragione. Dobbiamo imparare a parlare a tutti. Dobbiamo, è una lunga e dura lezione, è questione di linguaggio, è questione di capire anche gli errori e le fragilità. Perché altrimenti non si va da nessuna parte, è vero, si rischia di bloccarsi nella rigidità della contrapposizione, bisogna uscire da questo cul-de-sac senza rinunciare alle proprie idee ferme, alla propria indignazione, al proprio coraggio. Buonasera. Secondo me quello che ha detto non è troppo giusto, perché sennò dovremmo giustificare e dare per scontato che diventi ambiente tutto quello che vediamo in televisione. Cioè non possiamo convincere la gente a non essere razzista con la propaganda, non è inserendo un indiano in un telefilm che si combatte il razzismo. Anche sì, però non intendevo quello che lei mi mette. Scusi, siccome lei mi attribuisce delle parole, io dico che noi viviamo, le ripeto una cosa, mi dica lei come lei raggiunge persone che non aprono un libro e non aprono un giornale. Cioè qual è il modo per raggiungerle? E allora mi scusi, ma io non parlavo di propaganda, io parlavo di... non mi ha capito. La televisione è uno strumento che determina la cultura, la sottocultura ovviamente, diffusa della gente.
determina molto. Non so se mi spiego. Le cose che noi diciamo sono molto ragionevoli, come mai non vengono capite? Perché mancano gli strumenti per capirle? Beh, ma allarghiamo il discorso, scusi, è una discussione molto lunga, se vuole io la faccio molto volentieri, però allarghiamo. Io volevo dire semplicemente che molte cose, prendo il microfono, molte cose servono. Se, è un'ipotesi che ho fatto, io non ho certezze oggi come oggi. La mia certezza è che cambi il sistema educativo, perché se non si comincia da bambini, dopo è già abbastanza tardi. Però constato che certi fenomeni vengono veicolati anche da consuetudini, non è propaganda, parlo di consuetudine, a riconoscere come normale una persona che ha un'altra origine culturale. È normale, lo vedo lì, è normale, è come me, fa parte come me di questo mondo. E questo è una cosa importante, che diventi normale, non eccezionale o eccentrico. È per questo che servono queste cose, secondo me, poi magari mi sbaglio. Cioè, non la propaganda. No, ma secondo me convincere le persone mostrandogli quello che dovrebbe essere, come dovrebbe essere la realtà, cioè in questo modo decidiamo noi che la realtà va bene col cameriere indiano, con... Non è così invece, la singola persona si dovrebbe abituare andando per strada, vedendo, parlando con l'indiano, parlando col marocchino, parlando con l'albanese, non vedendolo fare il cameriere in una telenovela. Io, scusi, io non ho parlato necessariamente di cameriere, la mia prima parola è stata medico. Ho capito che il suo discorso era sicuramente più benevolo. Anche le ho detto medico perché negli ospedali la gran parte oggi dei paramedici sono già extracomunitari. Però non, guardi, non, io faccio tutt'altro che questo nella vita, cioè non faccio televisione, non scrivo fiction, diciamo, quindi no. Quello che le voglio dire è creare consuetudine, non dire, cioè creare, come le posso spiegare? Consuetudine significa che se io entro in un ospedale e mi vedo venire incontro un medico, diciamo indiano di origine o pakistano, lo riconosco come una cosa normale, giusta, è un buon medico, è l'unica cosa che mi interessa, perché magari ho visto questo ed è per me normale. Per molti la realtà di cui parla lei è la televisione. Ed è sbagliato. Lo so che è sbagliato, la provi a cambiare. Cioè, il fatto è che se io devo accettare che mi curi un medico indiano perché l'ho visto in televisione, cioè... A me l'importante è che uno accetti che il suo medico possa essere chiunque, sia un bravo medico. Non, è un'opinione, le ripeto, abbiamo opinioni diverse. No?